Nel cellulare abbiamo un sacco di app, io ve ne consiglio una che si chiama Noma Palermo, è un'app che ho fatto io assieme ad alcuni miei amici, è gratis e in qualche modo anima tutte le lapidi che troviamo a Palermo. A Palermo ci sono molte zone con delle lapidi che noi palermitani usiamo più come Google Map. Uno chiede: ma dov'è la chiesa di San Michele? Cioè, dove hanno ammazzato Chinnici, dove hanno ammazzato quello? Cioè, questo, poche persone sanno la storia di queste persone. Allora abbiamo pensato di fare quest'app che praticamente anima quella lapida. Anche se non siete a Palermo, lo potete utilizzare perché c'è una foto a 360 gradi. E da quest'app nasce anche l'idea di questa agenda scolastica, che si chiama Illegal. Ora c'è la fascetta con il mio faccione, ma in realtà è così, che è un'agenda scolastica che in qualche modo si oppone al piccolo compromesso che il cittadino in qualche modo è costretto a fare con l'organizzazione mafiosa. Il posteggiatore abusivo che ti costringe a pagare, e gente a cui rubano il motorino e invece di denunciare ai carabinieri va a pagare il cavallo di ritorno, quello che si chiama tecnicamente il cavallo di ritorno. Ecco, sono piccoli compromessi, piccoli, neanche tanto piccoli, che però finanziano le organizzazioni criminali e riconoscono il loro potere. Ecco, noi abbiamo questa pretesa, con questa agenda, di compensare questi piccoli compromessi con questa, ricordando ogni giorno i motivi validi perché bisogna rispettare la legge e non bisogna cadere in compromesso. Quindi Illegal è un'agenda scolastica, potete anche usarla se non andate a scuola, comunque è sempre utile, che va da settembre fino a giugno-luglio, quindi è utile anche per chi non va a scuola. Savina, tu hai ormai una libreria a Palermo, accanto ai pecorini al pane curassao, del tuo negozio di prodotti tipici sardi, a Via del Bersagliere, vendi libri, quindi Io Posso, un libro che abbiamo scritto con Biff, che racconta la tua storia, ma vendi anche questa agenda. Perché ti piace avere questa agenda e vendere nel tuo negozio, proprio lì? Perché mi sembra che specialmente gli alunni dovrebbero da piccoli imparare che cosa vuol dire la legalità. E di conseguenza penso che con l'agenda sia, come dice lui, un ricordo e una leggere di determinate ricorrenze che possibilmente vengono dimenticate. E quindi mi sembra giusto che i ragazzi debbano sapere quante persone sono morte credendo nella legalità, e tutti quanti ci dobbiamo credere. Dobbiamo aggiungere una data a questa agenda, la data della ricostruzione delle casette delle sorelle Pinio. E io spero che con questo numero ormai è uscito, col prossimo numero possiamo dire qualche cosa in più per le mie case. Esatto.